paese? Beh, complessivamente in buono stato di salute. I numeri 2011 rispetto ai 2010 verificano un complessivo stato di salute comparato a quello degli altri paesi europei, che insomma dà speranza per il futuro del nostro paese. Si tratta naturalmente di porre l'occhio non soltanto ai dati sanitari dell'organizzazione sanitaria, ma anche a tutti gli altri fattori che determinano la salute, quindi i problemi ambientali, gli stili di vita, le abitudini alimentari. Ecco, sotto tutti questi profili si registrano diciamo dati positivi per quanto riguarda la capacità di contrastare le malattie e alcuni profili problematici per quanto riguarda proprio la prevenzione e gli stili di vita.